Ragazzi, ragazze, buongiorno. Oggi noi abbiamo tre varianti e ora sto in questo momento sto mettendo, così. E ora vi spiego perché tre varianti. La settimana scorsa avevo detto che facciamo due varianti come la prova, no? E più di 90% di ragazze mi hanno detto che vogliono due varianti, che preferiscono più due varianti. Però c'erano anche le ragazze che volevano tre. E siccome anche io sono una di queste che vuole tre, anche quattro, però quattro semplicemente non mi rimane più energia, quindi ci limitiamo con tre. E allora, oggi facciamo tre. Per il futuro farò così: quando sento che devo fare due, faccio due; quando sento che devo fare tre, faccio tre. Perché anche se maggior parte di ragazze hanno voluto due varianti, ma ci sono anche quelle che vogliono tre, e quindi non sarà giusto. Quindi oggi saranno tre, però poi vedremo. Io, per esempio, se io faccio una canalizzazione del suo pensiero, quella profonda, profonda, quello che faccio ogni tanto, tre varianti io proprio non arrivo a fare tre varianti, dopo due io sono già caput. Quindi ecco, valuterò io come fare. Oggi tre. Va bene, devo spiegare di queste carte di intuito, no? Perché ragazze mi hanno chiesto, ragazzi che non capivano che cos'è. Allora, noi con queste carte andiamo a allenare questo intuito, perché l'intuito si può allenare, come il cervello dalla nascita bisogna allenare un neonato, così lui crescendo sarà più, diciamo, più capace di registrare le informazioni, imparare, perché il cervello già allenato, anzi meglio allenare dalla pancia di mamma questo cervello di bambino, ok? Ma anche intuito si può allenare, e con queste carte abbiamo questa possibilità. Bisogna solo concentrarsi e provare di indovinare, vedere, sentire la forma che scelgo io. E poi mi chiedono cosa vuol dire alla fine. Sì, io ce l'ho un libretto dove mi spiega cosa significa, ma noi non vogliamo diventare veggenti, perché queste carte sono fatte per veggenti. Io vi faccio solo allenare e basta, senza. Ora, a volte io dico, oh, onde, come questo caso, tipo mare. Che sensazione ti dà il mare? A me dà una libertà, un qualcosa di fresh. Il cerchio a me mi dà sensazione di ciclo, ciclo che si ripete, no? Tipo croce e destino, no? Ma è una mia sensazione. Ognuna di voi avrà la sua sensazione. Poi non è detto che deve significare qualcosa. Noi qua semplicemente alleniamo l'intuito. Facciamo questo allineamento. Ok. Poi non vi dovete preoccupare se tipo non indovinate, perché anche perché non sempre questo intuito funziona. Perché può essere un po' stanca, magari un po' giù di morale, non so, e non funziona. Io quando sono giù di morale mi funziona ancora meglio, quindi non lo so. Oppure quando non dormo, proprio sembra che io non sto camminando qui, sto camminando, non so dove andare. Però è una cosa personale. A ogni ragazza funziona in suo modo, diciamo così. Va bene, in questo video noi andremo a vedere quali sono le sue vere intenzioni. E come sempre, prima di arrivare a rispondere a questa domanda, dovremo riscaldare le energie. Io lo faccio sempre anche quando faccio privati, no? Io prima vado piano piano a entrare, dopo scavo quella energia principale. Quando da me viene ragazza, io dico, lei mi dice, io le chiedo cosa vuoi sapere? E lei mi dice, io voglio sapere questo, questo, quest'altro. Ok. E dopo io inizio e lei dice, venire, cosa vedi? Venire. Dico, aspetta. Piano piano entriamo. Perché io, non so, ognuna ragazza lavora in suo modo. Meglio riscaldare, bene, allenare il muscolo. In questo caso carte e dopo andare in fondo di problema. Lo faccio in interattivi, lo faccio in privati e funziona così anche quando voi volete fare un bel lato B, no? Prima di fare lato B bisogna riscaldarsi, camminare, fare il tapis. Io faccio il tapis, facevo.
quando avevo tempo e dopo solo piano piano arrivare a lato B, no? Allenare a lato B. Tutto così funziona. Va bene, tre varianti. Io adesso tolgo queste due e noi prendiamo variante numero 1. Oggi bambolini non ce l'abbiamo, non lo so perché. Non lo so perché, non vi posso spiegare. Ho voluto così. Ok, guardiamo le forme. Non sa che basta, no? Va bene. Che bella luce, si vede che è primavera. In inverno erano video neri, scuri, non mi piace. La carta è questa. Chiudi occhi e prova di vedere. Metti pausa se non riesci. E io la metto qua per dopo. Ok. Eccoci, ho già visto le carte che vogliono lavorare. E facciamo così. Adesso io a sinistra farò, voglio vedere come tu ti senti in questa storia. A destra, come lui si sente in vostra storia, e tre carte in mezzo, voglio vedere più o meno quello che succede tra di voi. E questa sarà la descrizione. Se tu vedi che la parte iniziale del video non ti risuona, prova di cambiare la variante. Può essere che non risuona nessuno di tre. E vuol dire che non c'è oggi il messaggio per te. Ok, te come ti senti in questa storia? Uno, due e tre. Come si sente lui? Uno, e tre. E tre carte in mezzo, quello che succede tra di voi. Iniziamo, te. Sei di denaro. È una cosa dove può essere che non c'è l'equilibrio. Tu dai di più e lui ti dà meno. O all'incontrario, non c'è proprio l'equilibrio tra chi dà e chi riceve. Ok, tu ce l'hai mille paure, mille preoccupazioni. Può essere che c'è una storia dove ci sono problemi materiali o dalla parte tua o dalla parte sua, comunque tanti di problemi e tante preoccupazioni, che queste preoccupazioni così gravi come qua auto di spade possono essere più frutto di fantasie, nel senso paure senza senso, nel senso c'è, ma otto di spade spesso la carta di paranoia. Nel senso, tu, questa ragazza, lei pensa di stare in una scatola chiusa, però la scatola questa chiusa, la gabbia, gabbietta, di solito è aperta e da questa gabbietta si può uscire, ma la ragazza non lo sa. A lei sembra che è troppo difficile tutto. Quindi un pochino c'è questa energia dalla parte tua. Ok, fante di coppe. Qui può essere una informazione extra, non per tutti, che c'è tu hai figlio e tu devi prendere cura di figlio. E questa cosa un pochino, non lo so perché, ti blocca. O perché tu non hai tempo, o perché non so perché c'è figlio. Oppure lui ha figli e non può stare con te perché devi impegnarsi lì. Lui. Ecco, c'è energia questa, scavaliere di spade, lui non è positivo tanto adesso, nervoso tutto, spontaneo, nervoso. Perché sei nervoso così? Ah, perché re di spade. Lui pensa tanto e adesso almeno in questo momento lui pensa male di vostra storia, si innervosisce quando pensa, ha chiuso il cuore. Adesso lui si fida più di sua testa che del cuore. Però comunque sia, vuole andare avanti con te, sì. Sta
pensando, però cioè, ci sono un po' di preoccupazioni anche dalla parte sua, però andare avanti con te vuole, non sa come, però vuole. Ok, vediamo cosa succede qua. Qui c'è, può essere una storia a distanza. Può essere che qualcuno viaggia tanto, cioè deve prendere la macchina e andare, scappare. Qui può essere veramente grande distanza. Ok, Ierofante può indicare anche la differenza di età, uno più grande, uno più piccolo, di colore, uno nero, uno bianco. Qualcuno sposato, qualcuno no. Differenze, diverse differenze. Cosa ce l'abbiamo? Una storia karmica, sicuramente karmica, quindi ci sentirai un legame pazzesco, mi viene da dire, un legame profondo, strano, per te sarà difficile spiegare che cos'è, perché legame c'è e cosa fare non si sa, cosa fare con quello che c'è. Qui può essere anche una situazione dove per tanti di voi, a te e questo uomo lega un figlio o figli. Sì, a me mi sembra che qualcuno qua ha sposato. Non lo so se tu sei sposata con lui, ma potrebbe essere. Va bene. E questa era la descrizione. Adesso andiamo avanti. Uomo, dimmi chi è per te la ragazza che guarda video. Chi è per te la ragazza che guarda video? Testarda, carattere complicato, guerra. Adesso io vedo che non c'è tanta intimità tra di voi, intimità nel senso di animo, no, ci sono conflitti. C'è freddo, freddo, freddo e questo freddo viene più dalla parte di questo uomo. Perché sei così freddo con la ragazza? Perché è imperatore, o perché lui è sposato, o perché tu ce l'hai un altro uomo, o lui pensa che tu ce l'hai. Perché ancora? Perché è imperatrice. È venuta imperatore e imperatrice. Qua ci sono qualcuno di voi sposato, ragazzi. Questa variante sicuramente è così. Sposato e anche figli, figli. Va bene. E che ti ha fatto, ragazza? Perché sei così? Che ti ha fatto? Sono geloso. Geloso perché lei ha distanza e lui non sa tanto di te, oppure tu sei allontanata da lui perché tu non vuoi più sogni, illusioni, tu vuoi qualcosa di più stabile, più meno sognare ma più fare. Ok, e qua mi viene filo dalla parte tua. Sì, questo uomo si sta preoccupando tanto perché si vede che ci tiene. Lui si preoccupa cosa fare, perché a me viene qua complicata situazione dalla parte tua più. E lui si preoccupa, non si fida, ce l'ha mille pensieri. Fammi vedere i tuoi pensieri verso la ragazza. Lui pensa che tu ce l'hai un altro uomo, punto. Che tu provi qualcosa e ce l'hai rapporti con un'altra persona. E lui si sente male perché lui non può cambiare niente. Ragazzi, se tu dici no, no, non ho nessuno qua, allora la sua fantasia, soprattutto questa fantasia, può essere se siete a distanza o se voi siete a distanza, nel senso vi siete allontanati uno dall'altro. Ok, va bene, andiamo a vedere il suo cuoricino. Parliamo con Manara qua. Cosa provo per la ragazza che guarda video?
Lui pensa tanto, guardando te, lui pensa tanto, pensa che tu sei molto stabile materialmente, oppure lui pensa che tu sia materialista, oppure che qualcuno ti dà soldi e ti mantiene. Vedo tre varianti. Comunque sia, a me mi viene che tu sei una donna impegnata, oppure ce l'hai una situazione un po' strana, non so, ti sei separata, c'è qualcosa, vabbè, separata non è una situazione strana, però io più sento questa variante come una donna che è separata in casa o separata, però deve condividere bambino con questo ex e questo è nuovo. E lui non si fida di te, ce l'ha così, più o meno. E pensa che c'è qualcosa qua, che c'è qualcosa qua con materiale. Va bene, cosa provi, uomo? Lei è entrata nella mia vita e mi ha scombussolato tutta la vita, la passione. Dice, io stavo tranquillo, tranquillo, adesso qualcosa è successo e ora tutto è cambiato, adesso non posso vivere più tranquillo perché penso a lei, voglio lei. Lui ti sta spiando, ti sta osservando, lui vuole capire tante cose di te, non ti apri. Ti vede furbetta, ti vede una furba furba che nasconde cose, che non dice, e fai bene. Una donna deve essere furba. Non ti vede un po' così. Ok. È innamorato, sì. È innamorato di te e anche tanto. Questo amore però lo sta soffocando un po'. Non amore, diciamo più innamorato. Perché questi pensieri suoi non gli danno più questa felicità, tranquillità, ma più preoccupazione. Perché il sentimento sta diventando tanto grande e lui si sta spaventando. Come in questa carta, questo è lui piccino. Il ragazzo è diventato così grande, sedere così grande. Lui povero si è spaventato, scappato. No, perché il sentimento sta diventando importante, per questo lui si spaventa. Ok. Inizia a pensare che ti può perdere, inizia a preoccupare, come una persona innamorata. Inizia a pensare che ti può perdere, ma anche magari tu le hai fatto vedere che lo puoi lasciare. Lui sa che tu puoi scappare. E questa cosa lo spaventa perché si vede che si sta innamorando. Ho innamorato già abbastanza. Tu li manchi, lui spesso guarda il telefono, aspetta le tue notizie. Perché tu sei una persona che c'ha sempre da fare, tu sei ti vedo più libera da lui. Sembra che tu ce l'hai i tuoi amici, i tuoi impegni, tante cose da fare e lui non può partecipare. Mi viene così. E per questo tu li manchi, lo aspetta tue notizie. Ce l'ha gelosia, ce l'ha questa passione dove ti vuole dare un schiaffo. Perché vuoi dare schiaffo, ragazza? Oh, non riesco a prendere. Perché lei si allontana da me o si è allontanata o se n'è andata? Perché io voglio capire il suo segreto, lei è strana, lei è segreto, non riesco a capirla. C'è tanto mistero in te che lui non riesce a capire. Più che altro lui non riesce a capire perché tu sei così, non lo so, 10 di coppe, equilibrata, felice, sorridente, cioè, non capisce lui. Libera, libera. Donna senza freni. Io ora ho guardato piedi, piedi sporchi ce l'hai. Vai a vedere piedi. No, no, questi piedi vuol dire che questa ragazza, in questa carta, lei è entrata con sporchi piedi in suo cuore, in sua testa, non so dove, ha camminato un po' e dopo, shuh, caduto in acqua e lei si è lavata, lei sta tranquilla. Però i piedi comunque sporchi rimasti. Hai fatto danni, nel suo cuore sì. Non lo so dove sei tu, cosa fai tu,
Ma danni hai fatto? L'uomo si sta preoccupando. I danni, danni in senso positivo in questo modo, in questo caso. Ok, andiamo a vedere, uomo, che intenzioni hai verso la ragazza? Che intenzioni hai? Ma intenzione? Ma ok, che intenzione? Intenzione di piangere? Di piangere, non fare niente? Io con le sue intenzioni sono stranissime. Mi è venuta una donna, in questo caso io non lo so chi è questa donna. O sei tu, o lui ha una donna. Comunque. Se voi vi siete lasciate, le sue intenzioni continuare a piangere e pensare che questa situazione si può risolvere e forse anche farà qualche passo per risolvere. Perché? Perché ci tiene, perché sia importante. Se voi non vi siete lasciati, voi state insieme e tra di voi più o meno tutto bene, lui mi sta dicendo che tu sei molto, non so, indipendente, stabile, forte, non so cosa te ce l'hai, che lui dice io una donna così non me lo posso permettere, sto fermo, non posso dargli quello che lei merita, per me lei è troppo difficile, non può sopportare troppo lei e io per adesso lascio così, non faccio niente. Intenzioni sono queste. Chiediamo, vorresti, che tipo di rapporto vorresti avere con la ragazza che guarda i video? Io vorrei iniziare da zero con lei, ma per andare avanti, iniziare da zero, qui c'è da fare una scelta. Non lo so chi di voi deve fare scelta, forse anche entrambi. Da zero, e che tipo di storia da zero? Ci sono tante preoccupazioni, prima di tutto bisogna risolvere un problemino perché c'è un po' di peso. Si vede che in passato tra di voi qualcosa è successo, adesso sta succedendo perché ci sono energie pesanti, sensi di colpa, parole brutte, c'è qualcosa di che pesa, pesa. E prima di tutto bisogna parlare e non so, chiedere scusa, non so, fare qualcosa che alleggerisce, perché sembra che il vostro bicchiere è già troppo pieno, acqua esce fuori. E questo non va bene. Lui adesso in questo momento si sente molto solo. Si sente solo, solo, solo. E lui ha bisogno di stare solo. Bisogna allontanare dai pensieri negativi per queste problematiche che ce l'ha lui in testa. Qui qualcuno di voi è impegnato e per stare con te bisogna chiudere la porta, nel senso, o tu devi chiudere o lui deve chiudere e solo così può andare avanti. E sì, lui vuole andare avanti, però non capisco, no, cioè capisco, però lui non vede per sé la chance, non vede la prospettiva. Tanti pensieri negativi nella testa, cioè per preoccupazioni che lui si crea da solo. Riguardo vostra situazione. E tu cosa devi fare con un uomo così? Chiediamo tu cosa devi fare. Devi essere tenera, dolce. Devi stare fermo con un pisciolino dentro, con sentimento. Non devi aprire tanto i tuoi sentimenti, il tuo cuore, tieni i sentimenti per te.
fai più furba, dicono le carte. Ci sarà una chance per voi. Adesso però tu pensa al tuo lavoro, alla tua casa, ai tuoi cari. E qua ci saranno attenzioni, azioni da lui, ci saranno chiamate, parole, tutto quanto in modo giusto come tu te lo meriti. Passerà, quello che sta adesso passerà, il meglio passerà. Va bene, questa era la prima variante, ragazzi. E voi commentate come siete trovati e prima che voi andate via, apriamo la carta, vediamo se avete indovinato. 3, 2, 1. Mare, come avevo detto all'inizio, Mare. Ok, io stoppo video e noi andiamo alla seconda variante. Andiamo avanti, variante numero 2. La domanda del video: quali sono i suoi veri intenzioni? Mi viene da dire sentimenti. Intenzioni. Ok, scelgo queste carte. Prima di iniziare, andiamo a vedere l'intuito, allineare l'intuito. Quadrato, croce, stella, stella, onde, onde, quadrato. Croce, e c'è ancora qualcosa, mi sa che è finito, no? Va bene, vediamo. Oh, qua. Tre, due, uno. Metti pausa, prova di vedere e sentire che cosa c'è lì dentro. E io la metto qua. Per dopo, lo scopriremo dopo. Quale carte? Pensa alla tua persona. Immagina viso, voce. Bisogna fare una buona connessione. Questa variante vuole fare in modo diverso, non come la prima, non lo so perché, ma lo faccio. Che storia è questa? È un segreto. Che storia è questa? Segreto. Qualcosa di strano, estravagante, oppure segreto. Qualcosa dove c'è un'energia. Cioè, energia si sente un legame, un collegamento, collegamento mentale. Una storia che ti dà energia, che ti dà un impulso. Ma questa energia più esce da te. A me mi sembra che sei te quella streghetta, perché abbiamo la papessa e anche regina di bastone. La streghetta, quella piena di energie, e tu stai dando anche a questa persona la tua energia magnetica, limpida. Limpida si dice. Qui può essere che questo uomo è impegnato e tu sei la suo amore. Non so come chiamare. Io non sono dalla parte di nessuno, ragazzi. Io ho avuto nella mia vita tutto. Sono stata dalle parti di tutti, quindi tutto capisco. Può essere, ma non per forza. Qua può essere semplicemente che tu c'hai questa energia, che sei una donna molto affascinante, stravagante, c'hai questa energia un po'. Va bene, che storia è questa? Ok, nella vita di questo uomo c'è una regina di spade, che può essere anche la mamma, oppure una moglie fredda, oppure una moglie ex moglie. E non per forza moglie, ragazzi, mi scrivete moglie. Non, io quando dico moglie è perché per me è più semplice. Fidanzata, compagna. Ok, c'è questa donna. Che fa questa donna? Li chiamo. Perché li chiamo? Li dà da bere, da mangiare. E la moglie è questa? Oh, nel senso. Sì,
Sì, allora io non lo so se lei, oppure una mamma che è lì sempre li chiama, sempre lo cerca, tipo, Coco mio, hai mangiato, non hai mangiato, dove sei andato, con chi sei, boh, 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 boh. Cioè, ci sono le mamme che si comportano come fidanzate con figli, anche se figlio ce l'ha 50 anni. Oppure può essere semplicemente una moglie, una fidanzata, però io la vedo regina di spade, quindi lei... Una donna che prima di fare qualcosa lei pensa, anche se non sembra. Può sembrare una donna molto dolce con tutto il cuore, ma lei ha i suoi interessi, diciamo. Però comunque ci sono terzi qua che ostacolano. Terzi. E questa terza è lei. Ci sono ostacoli, dolorosi ostacoli per tutti. Uomo cosciente, sente la tua presenza, qua c'è un grande collegamento mentale e d'anima, affinità d'anima, come si dice? C'è questa cosa. Però lui ce l'ha tanti problemi, ostacoli. Questo problema principale può essere quella donna, che lei non so che fa lei. Parla, parla, non solo lei. C'è qualcuno che parla troppo e non dovrebbe. E quello che parla lo blocca, lo lega, gli lega gambe, mani, denti, bocca. Lo legano, lo bloccano le parole di altri, le persone dall'esterno. Tanto ostacolano questa storia. Lui vorrebbe andare avanti con te, andare avanti verso un qualcosa di stabile, perché secondo lui tu meriti tanto. Cosa meriti? Allora, lui ce l'ha sentimenti, qua principe di coppe. Guardate che bella carta, qua proprio amore. Bellissimo proprio. Allora, il sentimento c'è, lui dice lei merita, ma è mio amore prima di tutto. Lei merita che io la corteggio, che io... Lei tutto merita. Non so perché dice così in questo modo, perché merita. Però dice così, merita. Forse quelli lì dicono che no. Allora, cosa voi dite? Chiedo a quelle persone. Allora dicono che tu sei manipolatrice, che tu manipoli. Tipo, scappa. Ali neri ce l'ha questa donna. Ali neri. Angelo nero sei. Questo dicono. Dice non correre troppo. Aspetta, pazienza. Altri dicono. E lui vuole correre. Dove vuoi andare, uomo? Lui vorrebbe tanto raccontare a tutti, dimostrare a tutti che tu ci sei. Si vede che l'uomo ci tiene. Ragazzi, quando un uomo è innamorato, ok? Lui vuole farti conoscere con suoi genitori, con amici, vuole dimostrare a tutto il mondo che tu ci sei, quando è veramente innamorato. Ora noi parliamo di persona libera, innamorata, ok? Non una sposata, persona che ora farà vedere a tutti. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Però parliamo di due persone libere. Quando un uomo è innamorato veramente, lui vuole raccontare a tutti. E se uno dice, oh, voglio andare piano, oh no, non mi sento ancora pronto, oh, qua bisogna già pensare che qualcosa non va. Ok. E questo qualcosa che non va potrebbe essere un'altra ragazza che lui deve fare sfilata, sfilata di moda, casting, sceglie. Va bene, lui questo vuole raccontare a tutti, vuole proprio... Da lui dicono fermati, non correre, ma lui vuole correre. Sì, lui ce l'ha proprio questo impulso di chiarire, di raccontare, di fare. Sì, lui vuole stare con te. Qua lui quattro di bastoni mi fa.
Io con questa donna sto bene, mi piace parlare con lei, mi piace stare con lei, mi sento a mio agio con lei. Io voglio avere questa donna. Io con lei posso avere la casa piena di bambini, mi viene di felicità, di abbondanza. Perché si vede che da te tu ce l'hai tutto quello che per lui è il sogno di una donna. Ma questo sogno e questo ragazzo vede in te proprio questa carisma di donna, questa bellezza di donna, questo mistero di donna, perché tu avevi all'inizio la gatta nera in mano, che è un simbolo di un pochino streghette, streghette sono tutti particolari. E tutto questo a lui piace, a lui proprio questa donna complicata voleva. Altri dicono, ma dove vai? Lei ha ali neri, fermati, pericoloso, ti rovini. Ma lui vuole. E c'ho pieno di brividi perché lui pensa di aver trovato tutto quello che cercava e dice: io con lei posso avere tutto, sto bene, non, io con lei non andrò a cercare altrove perché con lei mi sento pieno, ho tutto, tutto quello che cercavo. Qua le parole chiave sono queste. Andiamo, sono pieno di brividi, ragazzi. Ok, quindi dove vuoi andare? Che intenzioni hai? Andiamo ora già a parlare di questo. Voglio cucinare per lei, voglio impegnarsi, voglio cucinare, voglio prendere cura. Ma proprio mi viene quando vedo questa carta, cucinare per lei. Questo cucinare per lei ha un grande significato. E quando tutti gli uomini vogliono, quelli che sono innamorati, prendere cura, abbracciare, coprire, dare da mangiare. Perché così tipo prendono cura di te e lui vuole darti da mangiare, come babbo. È una cosa bella, paterno, come si chiama? Vabbè. Ok, questo vuole. Vuole averti in tutti i sensi, uomo veramente innamorato. Si vede che ci sono ostacoli, a lui non importa di questi ostacoli, lui vincerà, amore vince. Proprio io vedo una persona romantica, lui romantico. Innamorato e romantico, vinceremo contro tutti, staremo insieme. Ci sono queste preoccupazioni, ma anche la voglia di risolvere. Sì, c'è anche tristezza. Questa 5 di coppe, di che si tratta? Si preoccupa perché farà piangere quella donna che è per lui importante, imperatrice, quella che era venuta prima. E adesso lei è venuto, dice: sì, lo so che dovrò sacrificare o fare piangere questa donna, quell'altra donna che non lo so, la mamma o la sua compagna. E lo so, ma io ho bisogno di stare con lei, cioè con te. Sì, perché guardate quanti farfalle, ragazzi. Ho sistemato la camera, non so perché si muove questa camera. Vedete quanti farfalle ci sono? C'è proprio un ragazzo innamorato, in quel senso di parola, proprio. E ce l'ha tutta questa voglia di andare avanti, stare insieme, nonostante tutte queste lingue che parlano, fermati, dove vai, che fai, lei è manipolatrice, lei è strega. Strega perché ali neri mi ha fatto vedere. Lei vola sulla scopa. E tutti quanti lo dicono, fermati. Si è lui impegnato, dicono, guarda che ragazza ce l'hai, cosa fai? Ma lui vuole te, fine. Fine. Lui ha preso decisione di andare verso di te, di stare con te, di procedere la vita con te, ragazzi. Con te, guarda, anche mi fa con dito, con te, con me, con Aniria. Cioè, con te, ragazzi. Ma siccome faccio io carte, spesso anche a me risuonano video miei. Con te. Sì, ma con te anche in modo serio, con piano piano, con piccoli passi, lui vorrebbe arrivare a una stabilità. Vero questo uomo? Sì, e lui vuole fare iniziativa. Lui capisce che dipende tutto da lui, che sulle sue spalle tutta questa cosa. E lui lo vuole fare come un vero uomo con pip. Così si dice. Sì, vuole proprio impegnare. Perché per lui è importante, non perché è una fatica, ma perché è un piacere, perché c'è amore, ragazzi.
Quindi che tipo di relazione vorreste avere? Cambiamo perché ho già finito tutte le carte. Che tipo di relazione vorreste avere con la ragazza? Tre carte. No, 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 non ti girare. Ti fammi ridere. Guardate ragazzi, guarda, io quando faccio carte io guardo sempre sotto e qua guardo non c'è niente, si è girato. Tipo dove guardi? Guarda qui, mi dicono le carte. Cosa lui vuole? Dice io non lo so cosa, dove, io prima di tutto voglio lei, vuole fare amore con lei, vuole abbracciare lei, vuole stringere lei e non lasciare andare. Guardate come qua, in questa carta. C'è il denaro, tu vieni così forte? Ma in questo caso il denaro non che, non in quel senso di tirchi, che è cosa materiale, no, no. Qui ce l'abbiamo forza, forza è la vita, forza è la passione, forza è un importante, come dire, istinti, quelli animalistici di animale, tipo fare amore, averla, ok? Ma poi con due di denaro anche, fare amore, parlare, stare insieme. E non lasciarla andare mai più, mi viene da dire così. Tenerla. Ok, romantico uomo, veramente romantico, ma mi puoi dire più preciso che tipo di rapporto vuoi avere? Romantico nostro Romeo, fammi vedere cosa vuoi avere. Famiglia, ragazzi, bambino. Guardate questa carta, quanto è bella. Lei, la mamma di miei figli. Ragazzi, qua c'è un grande vero amore. Un uomo che vuole avere figli con la donna, uomo innamorato. Questo è sicuramente innamorato. Volevo, cioè, io c'è un pochino diversa questa variante. Adesso comunque io vado a vedere le sue emozioni verso di te, anche se io vedo che è un uomo molto innamorato. Molto innamorato. Ama. Però voglio comunque vedere emozioni di oggi, di questo momento, con Manara. Cosa lui prova? Perché si può amare, ma si può, non so, un giorno si può essere più preoccupati, più secchi, più impegnati o avere qualche dubbio. Ok, avete capito. Andiamo, fammi vedere le emozioni che provi per la ragazza oggi. Emozioni ci sono così tanti, tantissimi, proprio da tutte le parti le escono emozioni. Che gli viene voglia di fare qualcosa di spontaneo, di lasciare a bocca aperta le persone, e te, tutti, e a te soprattutto, saltarti addosso. E mi fa sempre che è come un segreto, non devono vedere, non so perché non devono vedere, perché gli altri criticano, perché gli altri proprio, e lui stanco da questa cosa, che lui vuole fare tante cose con te, ma non lo può fare come si deve, non lo può, lo deve nascondere, lo può portare dentro o nascondere dalla gente, c'è questa cosa, sì, guardarti da lontano. E come lo sapete come potrebbe essere? Come variante, unica variante di tantissimi che possono essere, perché mi guardano migliaia di persone. Come tipo, lavorano in un ufficio, sono innamorati, no? Ma nessuno può sapere che loro sono innamorati. E lui guarda lei guarda lui vuole tutto rosso quando la guarda. Ma non può venire, non può, perché lavorano insieme. E lui stanco già di questa cosa. Eccoci. Emozioni che prova. Ma può essere anche un altro grande. Può essere che siete anche lasciati voi. Può essere. E lui da lontano dai social ti guarda. Sì, ma anche lui sente, vede come amici o chi erano quelle persone che dicevano che lei ti manipola, lei è angelo nero, no? Con gli ali neri. Ma anche lui sente che dalla parte tua c'è un'energia che lui si spaventa da quanto tu
hai potere sulla sua mente, su di lui, proprio in generale. E questa cosa lo spaventa. Tu sei quella donna che non facendo niente lo sbilanci. Non sei pesante, appiccicosa, tipo amorino mio, tutti, amore mio, ti hai mangiato? Non sono mai stato io questo. Amore mio, non lo so ora dire come. Non lo so, ora non, mi è scappato, ragazzi. Tu non puoi non fare proprio niente. E lo già l'hai sbilanciato. A te ti può sembrare che io, ma che io solo ho sorriso. Lui già è caduto. O può essere che tu proprio, ma se voi siete lasciati, tu stai andando avanti con la tua vita. E il fatto che tu stai andando avanti lo fa proprio sbilanciare. Non lo so, mi stanno dicendo che il tuo carattere leggero, aria, fresco, questa leggerità, leggero, nel senso vento, il vento è libero, il vento non può soffocare, tu non sei soffocante, tu sei vento. E questo tuo lo spaventa perché hai un grandissimo potere su di lui, sulla sua mente. Questo, spero che ho spiegato. Va bene, bravo Romeo, mi piace questa variante. Ecco, io penso che non ci sono più domande. Abbiamo visto cosa lui vuole. Ora io, siccome voi siete tanti, non posso dire cose di preciso perché ognuno di voi deve abbinare alla situazione, no? Perché lui non può? Perché? Lo sapete voi perché, no? Andiamo a vedere la carta. 3, 2, 1. Quadrato. Ah, per me quadrato, io non lo so perché la leggo, a quadrato la leggo alla carta di Osho, dove c'è il televisore in testa. Tipo, quando esperienze passate o il passato, tanto influenza sul presente. Quando quindi parliamo di una situazione con un ex o di una situazione dove, non so, tutta la vita non funzionava, non andava bene il rapporto o rapporti in generale con altre persone, e tu sei già così abituato che non vanno bene, che stai vivendo lo stesso scenario, cioè, e aspetti dalle persone la stessa reazione e lo stesso scenario. Per me è la mia cosa. E poi per ognuna di voi quadrato avrà un vostro significato. Per me è così. E anche il fatto che l'ho detto a voce vuol dire che a qualcuno, come un indizio, serviva. Queste parole servivano. Niente, ragazzi, questa era la seconda variante. Raccontate come vi siete trovati. Io leggo tutti i vostri messaggi, anche se non rispondo. Anche se sì, perché veramente pochissimo tempo ce l'ho. Per me ho poco. Quasi niente per me, non ce l'ho, tutto per voi. Vabbè, adesso mi sto traslocando, ho già portato la mia roba al mare, sono molto felice per questo mio cambiamento. E sì, fine settimana non ho potuto fare video e anche penso che prossima settimana, fine settimana, non potrò fare video perché ce l'ho da portare un po' di roba e quindi non c'è tempo. Ok, stoppo video, andiamo alla terza variante. Variante numero 3. Io prendo serie TV. Ah, già scappato, tre di spade. Sì, ho dimenticato, stavo per dimenticare. L'intuito. Facciamo questo allenamento. Vi faccio vedere le forme, scegliete quadrato, onde, stella, cerchio e croce. Sì, non cadono. Ok, sarà questa carta. Prova di indovinare, puoi mettere pausa. Chiudi occhi, prova di capire e sentire che carta è questa forma.
scrivi variante numero 3 e quello che secondo te c'è. Ok, io ho preso queste bellissime carte, serie TV, mi piacciono tanto, proprio mi piace questa copertina. Pensa alla tua persona. Ok, andiamo a vedere. Ok, Dove? Ok, cosa io vedo? Tu per lui adesso sei regina di bastone, tu gli piace tantissimo e lui ce l'ha, diciamo, una nuova fiamma oppure magari una nuova storia veramente. Però se una non è nu nuova storia, c'è un nuovo fresh tra di voi, una nuova, un impulso verso di te, nuovo, importante nuovo, non lo so perché. Vi pare primavera. Lui mi sta dicendo che lui ti sceglie, che siete come benedetti dal cielo, perché qua c'è, si vede che lui, vedete qua c'è questo uovo di Pasqua, c'è sole. Lui dice: lei è la mia luce, lei è il mio sole, io con lei vorrei avere la famiglia, vorrei avere tutti gli altri piaceri, tipo lei è la donna giusta per me, diciamo così. Ok, vuole ripartire con te. Si vede che ultimamente lui non si fidava di te, oppure semplicemente era chiuso un po' il cuore. Può essere che c'era il silenzio, un pochino, o magari c'è adesso. Che c'è un po' di pausa, diciamo, tra di voi. Non parla, non apre il cuore. È difficile capire quello che lui ce l'ha nel cuore. Adesso proprio carte mi stanno dicendo che lui ha capito che vuole con te avere tutte queste cose. Tu per lui sei whisky. Ragazzi, qua uno, qua uno, qua queste bellissime carte, amanti del sole. Sempre con questo, vedete, c'è qua, ma qua come uovo di Pasqua, sole e qua un altro sole. E ti vede anche così, guardate, lei è la mia, mio whisky, mia droga, cioè proprio mi sembra che qua proprio rinascita di un sentimento, o nascita forse, non rinascita. Io voglio lei, io penso a lei. Ti guarda, vedi computer, ti guarda nei social, ti scrive, pensa a te tanto. E anche il chance per lui, la musica. Sei la sua musica triste sei, quelle canzoni tristi di amore sei tu. Perché questa musica triste? Perché bisogna parlare, ma o lui non ti cerca forse, o rifiuta di parlare, non vuole parlare, o tu non vuoi parlare. Qualcuno qua non vuole parlare e per questo motivo sei diventata la musica triste che suona nella sua testa, semplicemente proprio ora ha bevuto un po' di whisky, dico whisky ragazzi, magari il tè, non whisky, però ha bevuto la sera, le viene la malinconia, tristezza. E gli suona questa musica triste di voi. Qua vedo positivi carti, però come tutti amore, cioè, per essere bello amore deve avere qualcosa, no? Deve rovinare qualcosa, come in questo caso. No, ma mi viene da pensare che voi non parlate adesso, non vi aprite uno all'altro. E qua lui, adesso fatemelo vedere. Sì, diciamo che vedete, sempre sole mi fa. Diciamo che lui già come pronto di agire nei tuoi confronti, parlare, aprire il cuore, muoversi per averti, ok? Diciamo. Sembra che ha aspettato tanto. Sì, adesso è deciso proprio e vedo sempre la luce. Sembra che si è illuminato qualcosa. Ok.
Lui vorrebbe sentirsi, per lui importante, sei tu importante perché tu sei quella donna che gli può dare la conferma che lui come uomo è importante. Non so, tu gli fai sentire questa mucca, qua abbiamo mucca, no? Con le corna. Ariete qualcuno, toro, mucca, guardate mucca. Tu li fai sentire come questa mucca. E anche la stella. Sì, non lo so, vuol dire che a te ce l'hai qualcosa, c'è qualcosa in te che lo fa sentire, se tu stai con lui, lui si sente molto importante, un uomo proprio prezioso, profumato, stabile, non so, mi viene questa cosa. E poi questa mucca è la mucca è famiglia, la mucca è qualcosa che da latte, no? Anche qui sembra latte, bidone di latte. Vita, vita. Ok. Ti avevo fatto qualcosa, mi sembra, non so, c'è stato qualcosa che c'è un po' di freddo, un po' di morte. Può essere che un pochino la vostra storia si era addormentata. Però adesso di nuovo lui ce l'ha questo pesciolino. Io la voglio. Voi per fare cosa? Cantare, sempre palcoscenico ce l'ho qua. Cantare insieme, avere una riunione. Riunione, unione, tipo famiglia, ragazzi. Lavorare insieme, cantare insieme, amicizia, rapporto bello. Tu per lui sei quella imperatrice, ma in questo caso la nostra imperatrice è un preside, oppure lei è presidente, non lo so. Lei è una donna potente molto e a lui piace tanto che tu sei così. Ce l'hai il potere, non lo so, nella tua vita di sociale o tu hai un lavoro così importante. Lui, comunque, tu per lui sei una donna, donna con de maiuscola si dice, quella grande de. E lui invece, quello con cuffiette e pesciolino, tipo questo pesciolino è il suo sentimentino per te, sentimentino. Ok, e tu questa donna, vedete la faccia della donna? Quella donna che sta per scrivere qualcosa, sta per fare un contratto, qualcosa, ma lei ha chiuso il cuore, lei vuole essere, come dire, lei prende situazioni nelle mani, ascoltando la parte razionale. Questa imperatrice non è quella imperatrice materna come di solito descrivono. Questo mazzo è diverso, qua la donna ha tutto, cioè tutte le qualità perfette di una donna. Però qua lei è perfetta per la sua eleganza, per la sua intelligenza, ma anche per la sua saper decidere, anche lei ha il potere di comandare, non so come dire ora in italiano. Lei ha un grande potere e lui con questo pesciolino, lui vuole una donna così forte, stabile. Per cosa? Per quattro di bastone, per la famiglia, per stare insieme, no? Come vuoi stare insieme con la ragazza? Come vuoi stare? Che? È rovinato tutto. Ah. Ti aveva colpito alle spalle e per questo motivo tu sei diventata fredda con lui. Oppure non sei tu questa regina di spade, oppure lui aveva colpito o vuole colpire un'altra persona alle spalle. Apriamo, non capisco chi è questa donna. No, no, sei te. No, non sei te. Va bene, io qua posso pensare che qui c'è stata un'altra donna. O c'è un'altra donna. Che non sei te. E a me mi sembra che, ragazzi, quando io dico a me mi sembra, perché una donna mi ha scritto, una ragazza,
Mi ha scritto: tu devi spiegare le carte per significato e non devi dare tipo la tua opinione. Le carte le leggo io, quindi io sono dentro queste energie. E io quando dico mi sembra, è un modo di dire. Dico mi sembra perché è un interattivo, non è un consulto privato. Io per questo dico mi sembra. Per chi informazione giusta la prende, per chi non è giusta informazione semplicemente non lo sente. Così funziona. A me mi dà fastidio quando qualcuno viene qua al mio canale a spiegare come devo lavorare. Ok? Ok. Ora l'ira cattiva era, ma giusta, perché non va bene. Viene qua e poi mi ha detto: io non capisco niente, cosa dici? Tu dici tre parole, poche parole in italiano, dice. Tipo, io parlo in russo qua, no? Io parlo sei lingue, se c'è qualcosa. Ragazza, sei lingue. E tu quanti parli? E questa domanda mi ha fatto fare un'altra ragazza. Mi ha detto: venire, chiedi quante lingue sa fare. Ok, ora dovevo dirlo. Comunque, io penso che qui c'è stata un'altra donna, un'altra storia. O lui era sposato, oppure lui ti ha lasciato per un'altra persona. C'è in mezzo un'altra donna. E a me mi sembra che ti ha fatto a te un pochino male, perché adesso se ce l'ha come sensi di colpa. Ce l'abbiamo 9 di spade, sensi di colpa e 5 di coppe. Come vedete, qui c'è la scena di crimine. Cioè, qualcosa è successo brutto, quello che non si può più riparare. Oramai fatto e non si può più riparare. Però lui, cioè, ce l'ha queste preoccupazioni che qualcosa ha fatto a te e adesso vuole con questo dinarino, pentacolo, vuole andare verso di te. Dove vuole andare verso di te? Verso 10 di coppe, Adam's Family. Qua disegnato, sapete questo film Adam's Family? Famiglia è un po' strano, ma sono tutti innamorati lì. In Adam's Family l'uomo amava tanto questa Myrtle, si chiamava, mi sa. Bambini erano strani, comunque una storia strana, però bella, bella vera. Lui vuole andare verso di là. Ok, ma cosa ti impedisce? Sì, ragazze, sì. 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 Dice, mi piace questa carta. Ok, qua qualcosa è terminato, qualcosa ha capito, il cielo ha comunicato a lui, questa donna è per te, non so cosa è successo, ma qualcosa di fondamentale è successo, un processo molto importante, dove sembra proprio 8 di bastoni e comunicazione. Sembra che questo grande uomo che avete vedete in queste carte è, diciamo, è divino, perché questa è giudizio, una importante carta, ma arcano maggiore. Diciamo che qualcuno, in questo caso anche qua giudizio ce l'ha al telefono, era comunicato che questa donna è per te. Quindi questo uomo ha capito qualcosa, cioè ha capito che tu sei quella donna con quale lui vuole stare. Abbiamo visto questo tutto impulso, impulso, quindi sta dicendo che è un nuovo flash, flash, non so, una cosa nuova. Ok, e lui, per lui andare verso di te è difficile. E qua sono 10 di bastoni, questi bastoni come una croce che la devi portare, ma lui ha messo qua fiocchini per sembrare un po' più carino. Tipo, deve fare per lui una grande fatica. Ecco, perché per te questa è una grande fatica? Perché lui non è quella persona romantica, quella per dire bugi bugi, amorino mio, scusami, no. Lui è un po' forte, suo carattere è forte. Lui quando fa, lo fa e basta, e non torna pentito, diciamo, no? Per questo è per lui difficile, per il suo carattere. Qua abbiamo un poliziotto con, non so come si chiama questo bastone, dove si picchia con bastone. Lui è quello che va a fare danni, no? E qua ha fatto danni, adesso lui deve, qua ce l'abbiamo bastone, no? E qua 10 bastoni, lui su questo bastone deve mettere fiocchini, che significa addolcire e fare quello che non è nella sua natura, diciamo. Ma che hai fatto? Ora vuole aggiungiamo perché chi vuole venire? Vai, prendiamo Manara. Hai fatto?
Cosa ha fatto? Si vede che si era allontanato da te. Si era allontanato e ti guardava da lontano, ti spiava o ti osservava, no? Voleva dominare, lui voleva manipolare e dominare. Qua ce l'ho tante carte che mi dicono che lui in qualche modo ti voleva, come dire, come dire in italiano, quando un uomo ha la dittatura, no, è l'unica parola che mi viene adesso. E lui vuole che la donna lo aspetta, la donna fa quello che lui dice. Ragazzi, aiutatemi, scrivete nei commenti come si dice quell'uomo maschilista. Oh, sì, questo. Quando tutto è, lui ha il suo regno e tutti fanno come decide lui. E quindi lui voleva averti al tuo posto, non lo so come, che tu lo aspetti e lo ami e lo accetti e lui ti può manipolare. Più o meno questa. Questo lui ha fatto. E adesso che è successo, uomo? Adesso ho capito che io la amo e voglio prenderla e rapire e portare avanti. Prendere responsabilità, cercarla, capirla, conoscerla di nuovo. Perché io vedo che lei si è liberato, lei non, cioè tu non fai niente, tu non facevi qualcosa di deciso, cioè non, dalla parte tua non c'era, non c'erano azioni precise. Tu come hai trovato il tuo zen? Sei libera da lui. E come sei libera da lui? E questa cosa lui a te ti ha iniziato a vedere un ingrandita grande grande, cioè ha iniziato a idealizzare un po' perché ti ha visto una donna molto libera, autonoma, non so, libera da lui. Vedi che lui ti voleva legare a sé, ti voleva legare ai termosifoni, diciamo così. E tu sei, hai rotto le catene e sei scappata. E proprio in questo periodo che tu ti sei allontanato, scappato, lui ha visto quanto tu vale, diciamo così. E non solo quanto tu vale, lui ha visto anche in te questa imperatrice, questa preside, questa donna, preside, preside? Presidente, forse meglio. Va bene. Quindi spiegami, uomo, cosa vuoi avere? Che cosa vuoi avere con ragazza che guarda video? Non voglio più giocare, non voglio niente, voglio chiarezza, sincerità, onestà, basta, dice, basta gioco, c'è stato gioco prima, adesso dice basta, e quindi cosa vuoi? 10 di coppe voglio. Ora vi dico. Ok. Vabbè, non è che nella sua vita lui non è uno che è grigio, lui ci sa l'attenzione di altre donne, lo vogliono, lo cercano. Comunque, lui è un uomo interessante. Qua anche segno di Sagittario. Può essere che anche lui è Sagittario, ma non per forza. Comunque, lui, il segno di Sagittario, cosa ce l'ha? Lui è simpatico, lui è allegro, ma ama tanto la libertà. E lui aveva la libertà di scegliere magari un'altra storia, di conoscere altre donne. Il problema è che lui non vuole questo, queste donne. Lui vuole te, perché solo con te lui ha trovato questo fuoco, questo. Qua c'è purezza, sentimento e anche fuoco. C'è tutto un insieme. E l'ha capito, adesso l'ha capito. Quando tu sei volato con tuo elicottero e l'hai lasciato la scarpetta, lui non se l'aspettava che tu voli con questa scarpetta. Quindi cosa vuoi? Non mi hai detto amore, vuoi, ho capito altro. Io prima di tutto voglio capire un pochino meglio, attento lui, attento. Voglio un pochino capire meglio cosa tu ce l'hai nel tuo cuoricino, nella tua testa. Vuole capire se tu sei aperta, aperta a lui, nel senso che se può essere tra di voi, inizialmente lui vorrebbe fiamme, fiamme mi viene da dire, fuoco, passione, fare amore, no? Cioè una cosa passionale vorrebbe,
ma vuole vedere se con te si può fare in modo più leggero, no? Perché lui mi sta dicendo che lei tosta e troppo sicura di sé, e per questo per lui è complicato capirti. Lui vorrebbe, sì, cosa lui vorrebbe? Adesso lui vorrebbe matto e cavaliere di fuoco. Andare avanti senza freni, fare amore, baci e abbracci, tipo una frequentazione con tanta passione. Questo adesso. Per poi. No, io per dire che lui vuole una storia seria, no, non lo vedo. Questo ragazzo nasconde tante cose. Strana questa cosa. Vuole arrivare a 10 di coppe, vuole avere amore, armonia con te. Però ora apritemi questa parte. Però. Vuole avere quello che è stato tra di voi prima, e io vedo che prima è stata tanta adrenalina, tanto fuoco, emozioni, fuochi d'artificio di emozioni, tutto quanto. Questo le manca. Qualcuno qua era così tanto innamorato che un pochino si umiliava, o era umiliato, si umiliava. Questo lui vorrebbe. Sì, oh Madonna! Vuole, a me sembra che questa persona è un po' strana, perché prima parte era molto bellina, ma adesso qua magari siamo andati proprio nella profondità del suo cuore. Adesso a lui farebbe tanto piacere se tu facessi la guerra con un'altra donna per lui. Vedere che tu lo vuoi così tanto che tu sei disposta a combattere con una rivale o rivali, non so quanti sono. Combattere per lui, vuole vedere la tua gelosia, vuole, non so, un pochino ce l'ha complessi questo ragazzo, perché non è una cosa sana che lui vuole questa cosa da te, che tu proprio devi combattere per lui, picchiare, non so, un'altra, vabbè, ho detto così, mi è scappato, perché con la carta di adrenalina e 8 di aria un po' c'è un po' di questa aggressività. Lui vorrebbe vedere in te questa aggressività che tu per lui sei in grado di fare tanto. Questo è una cosa. Vabbè, cambio le carte. Prima di tutto, dimmi cosa tu provi per la ragazza, che io alla fine non ho capito bene cosa succede qua. Fiamma. Fiamma all'inizio, fiamma e anche qui fiamma uno di bastone. Sì, 5 di denaro, è stato tra di voi questo. Un pochino vi siete persi, vi siete allontanati, c'era freddo. E adesso questo nuovo impulso, uno di bastone è quando un impulso di andare, ecco, anche 3 di bastone, andare avanti. Sì, perché ha visto in tua freddezza imperatrice, ha trovato in te fredda, razionale, distaccata da lui, ha visto imperatrice. Imperatrice è la donna più importante, è importanza grandissima imperatrice. Quindi cosa provi? Cosa mi dici? Io faccio una domanda, mi dici un'altra. Oh, qua è importante, qua sì che è importante, ora vi dico, mamma mia. Ci sento tanto in colpa, non in colpa, ma 9 di spade, non per forza colpa, ma guardate, questo è lui, come sta, tiene la testa, e nella testa vengono tanti pensieri brutti, pesanti si sente,
Ok, cos'è? Io vedo che sì, qua è stato qualcosa di doloroso tra di voi. Voi vi siete lasciati, vi siete allontanati, qualcosa è stato. E lui in questo qualcosa, dove 8 di coppe, come separazione, magari anche temporanea, lui ha capito che tu sei la sua famiglia, 4 di bastone, e quando, soprattutto qua in questa carta, io almeno vedo una figura femminile, maschile, e qua come una chiesa, come un ierofante sopra. Come lei, la mia anima, quella anima non gemella, tipo quando c'è questa sensazione di conoscerla tutta la vita, questa familiarità, quando tu vuoi bene a questa persona, anche se tu non la vedi, non so, 10 anni, tu comunque li vuoi bene, e comunque lei, questa persona per te è cara, cioè lui questo prova. E anche il re di bastoni, ha anche passione, voglia di fare amore, di toccarti, di baciarti. Quindi, diciamo, è un bel mix tra 4 bastoni e il re di bastoni. Diciamo, è amore, non so come dire. Quando c'è la passione, attrazione fisica, tutto quanto, quello che dovrebbe essere per una donna, ma anche 4 di bastoni, questa. Io ora parlo più per queste carte, perché ogni mazzo ha il suo linguaggio. Qua io vedo come una famiglia, come un matrimonio, diciamo, matrimonio fatto al cielo però, perché qua io vi ripeto, io vedo la figura come un prete, come chiesa, come qualcosa che in questo caso significherebbe una cosa divina, profonda, ok? C'è questo. Però ragazzi, è un po' strano, e ha detto io voglio arrivare a 10 di coppe di Adam's Family, è una relazione un po'. Psicopatica, diciamo, ma intensa. Questo vorrebbe, ragazzi, che io posso fare. Ah, vabbè, una domanda facciamo o non facciamo? Cosa volevo chiedere? No, e ho dimenticato, vuol dire che non devo fare. No, mi sono persa. Ma che intenzioni ha? È questo, vuole questo. Vabbè, chiediamo cosa farà. Farà quello che vuole? Cosa farai? Poi. Ecco, due donne, ragazzi. Wow, giudizio, giustizia tra queste due donne. Cosa farà? Terza donna. Madonna, quante donne. Olì, una mamma, un'altra ragazza, una sei te. E io qui non capisco più niente. Questa regina di spade lo blocca tantissimo. E questa sarà o la mamma o un'amica o un qualcuno che per colpa di questa donna, lui già ce l'ha complessi, ma per colpa di questa donna lui ancora di più si chiude. Lui perde la fiducia in se stesso ancora di più. Non lo so cosa dice questa donna. Dice di giustizia, tipo lascia così com'è, non fare niente. Vivi finché puoi vivere, vivi tipo nel senso, goditi la vita. Divertiti, e qua sono queste due donne, ma con una chiude, no? Vostra maestà. Ma ok, anche un altro uomo. Ma che vuol dire qua? È un macello qua, ragazzi. Qua, allora, questo uomo ancora non è pronto perché lui deve arrivare a 5 di coppe e carta di trasformazione morte. Lui adesso ha iniziato a capire, cioè ha capito il tuo valore, tutto quanto, e adesso un pochino deve bollire in questa sofferenza perché 5 di coppe anche qui si vede, se vedete, lui piange. È molto triste. Per adesso io, se questo uomo ha un'altra ragazza, lui la lascia, non decide niente, dorme, tipo come una pausa, tipo stanco, deve sistemare la testa.
Ha tanta paura di cambiare la situazione perché ha paura di ferire, almeno quello mi dice. Ho paura di ferire. Se questo uomo è impegnato, lui ha paura di ferire quell'altra persona, tanto. E anche ha paura di cambiare la situazione, quella che è. Comunque, ha paura anche di prendere una decisione. Però nei social comunicazioni ci saranno tra voi. E azioni saranno, ma un po' azioni così come azioni un po' segrete, nascoste, non so, di notte, quando nessuno vede, non so perché. Sì, farà, alla fine nasce, sì, ma non adesso. La stella è una carta lontana, la stella è lontana. Non so, ragazzi, se avete capito. Dicevo, non lo so se avete capito qualcosa e mi si è chiuso il telefono. Lui decide quando chiudere, non comando. E, è già il secondo telefono che mi fa questi scherzi. Comunque, io ho finito, ragazzi. Strana questa variante è venuta. Un po' strana, davvero. Raccontate come vi siete trovati. Ah, no, no, stop. Stop, non andate via. La carta. Andiamo a vedere cosa si è indovinato. Ecco, 3, 2, 1. Stella. E Stella era anche venuta alla fine di questa stessa, no? Stella. Stella è speranza, anche se è lontana, ma ti dà speranza che quello in cui tu speri può avverarsi. E questa stella, come la conferma, potrebbe significare questo, no? Niente, ragazzi, io ho finito per oggi, per adesso. Niente, vi saluto, vi bacio. Ciao ciao.